domenica sera, 21 aprile 2024, fa freddo, tira vento. E ieri sono andato alla presentazione di un libro di Luisa Trimarchi, Storia della bambina infranta. Non l'avevo mai sentita nominare, il titolo però mi ha un po' colpito, Storia della bambina infranta, e ho intuito che poteva esserci qualcosa di interessante. Poi la presentava una mia amica, Silvia Rosa, e mi sono detto, andiamo. E tra l'altro non pensavo neanche di comprare il libro, perché insomma è anche un momento un po' difficile. Però poi durante la presentazione hanno letto alcune poesie, sia l'autrice sia Silvia, e alcuni versi mi hanno toccato delle corde, e questo a prescindere da tutto, e allora alla fine ho fatto l'investimento di comprare il libro e ora l'ho letto quasi tutto, ma non ne farò ovviamente una recensione, non è questo che volevo dire, era soltanto che niente, è stato un buon momento e ho pensato, collegando questa storia della bambina infranta ad altre bambine infrante che ho conosciuto, che hanno scritto, che non hanno scritto, di cui ho scritto, di cui altri hanno scritto, con cui ho vissuto anche. E magari come la bambina di questo libro non sono riuscite a nascere, che non succede, può succedere anche dopo, si può non riuscire a nascere anche a 30 anni o qualsiasi età. Ma ecco, pensavo che dietro queste bambine infrante c'è qualcosa di più. Non può essere soltanto una serie di storie, e d'altronde il fatto stesso che si traduca in poesia un po' lo dice, perché la poesia è sempre qualcosa di universale. E non può essere soltanto una questione di famiglie disagiate o sballate, o traumi, o violenze, cattivi incontri, cattive sorti. Questo accade come, e segna duramente qualche infanzia di più e qualche infanzia di meno. Ma non è solo questo, non è soltanto una somma di storie individuali, anche se ogni storia è diversa. Tuttavia c'è qualche cosa, è come se ci fosse qualcosa nell'aria, c'è qualcosa nell'aria, c'è un disagio. Io non sono in grado di dire se sia un disagio di questo tempo che viviamo o se sia un disagio della condizione umana. È probabile che in questo tempo che viviamo ci sia uno specifico disagio che va a sommarsi al disagio della condizione umana, all'assurdità della vita in sé, del nascere, vivere, morire, che è un'assurdità che dura anche da prima che ci fossimo noi esseri umani, dura da miliardi di anni. E però questo non toglie che sia un'assurdità, secondo me. Non è che perché una cosa è così da 4 miliardi di anni allora va bene. Secondo me no. Questa sembra una battuta, ma non so se lo è. Ecco, c'è questo qualcosa, no? C'è questo qualcosa in più. Io ho in mente soprattutto una bambina infranta che ci ha anche lasciato degli scritti suoi, quelli che siamo riusciti recentemente a pubblicare in un libretto. E ho in mente lei, ho in mente un'altra che conobbi, e poi anche molte altre, alcune per fortuna anche sopravvissute, non tutte suicide, alcune sì. Queste bambine infrante, quella del libro di Luisa Trimarchi, che si capisca o no dal libro, non ha importanza, però
Questa è una cosa che ha confidato in un certo senso l'autrice nella presentazione. È davvero una bambina mai nata, cioè una bambina nata morta, è proprio come evento reale fisico, ecco. Ma da lì parte tutto un discorso, una riflessione che appunto va oltre, perché di per sé il parto di un bambino, di una bambina che nasce morto, è un evento triste, ma succede, anche questo succede da sempre. Nella modernità succede di meno, comunque dovrebbe succedere di meno, mentre 100 anni fa, 200 anni fa, 3 secoli fa, il parto era un rischio maggiore, per cui che un bambino nascesse morto, e a volte la madre, la donna, moriva di parto, non era così raro. Quindi il fatto in sé è quello che ha dato lo spunto a questo libro, però potrebbe anche non esserlo, ecco. E appunto si estende al non riuscire a nascere anche dopo che si è nati vivi, dopo che si è trascorsa in qualche modo un'infanzia o un'adolescenza o una parte di vita, e rimane dentro questa necessità di nascere che non è possibile. E allora ecco, pensavo, se c'è un maggiore disagio nel nostro tempo, dovrei aver vissuto gli altri tempi per poterlo dire con una qualche sicurezza, se no devo basarmi solo su rendiconti storici che però valgono quello che valgono, perché sappiamo che poi tutti indorano o al contrario vituperano i tempi andati a seconda delle proprie idee, no? C'è la famosa età dell'oro. La caratteristica dell'età dell'oro è che è sempre prima. In qualunque epoca storica se ne parli, l'età dell'oro è sempre prima. Già nell'antichità, nella più remota antichità che conosciamo, l'età dell'oro era sempre comunque prima. E anche poi nel piccolo dei racconti ci sono tanti che raccontano: ah, quando ero giovane era tutto un altro mondo, era meglio, non come adesso che ci sono tutti questi. Non lo so. Io vedo i disagi di questo tempo, e sono disagi che si sono in alcuni casi esasperati, contengono altri tipi di pericoli, però hanno una continuità anche con i tempi precedenti, e sono poi quello che si potrebbe chiamare, anche se è un po' riduttivo, ecco. Vorrei trovare parole nuove, come mi viene in mente la canzone di Modugno. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore. Ecco, questo proprio non c'entrava assolutamente niente la canzone di Modugno, ma è perché io quando improvviso, improvviso davvero, non, cioè parlo a ruota libera, davvero, con buona pace di Dario Fo, che dice Dario Fo. Ho sentito in un'intervista dire che l'improvvisazione è una delle cose che vanno studiate meglio, quindi io l'ho sempre sentita un po' come una contraddizione questa, però sono punti di vista, poi un attore di teatro è un altro discorso, certamente. Io invece mi prendo la libertà anche di perdermi, infatti adesso sto perdendo il filo, ma ecco, ah, sì, che senza trovare purtroppo parole abbastanza nuove, la grande frattura è fra l'adattamento e il disadattamento, e questa è una suddivisione fondamentale, perché è ciò che muove il mondo. Ciò che muove il mondo è il disadattamento, mentre l'adattamento lo tiene compatto in qualche modo, compatto ma sostanzialmente fermo, senza evoluzione. Però il disadattato che muove il mondo e lo cambia paga spesso molto cara questa, che potrebbe essere quasi una missione, anche se magari lui non lo sa e non lo sente, dipende, oppure a volte sì, lo sa e lo sente, a volte no. E quindi la bambina infranta è uno dei casi di chiamiamolo disadattamento. Adesso mi stava sfuggendo qualcosa, ecco, perché appunto c'è qualcosa di più. Adattamento, disadattamento è quasi un parlare fin troppo burocratico, e forse, o
male un po' più specifico del nostro tempo è questo tourbillon di parole, no? Che vengono progressivamente svuotate, sostituite con parole più anodine, anodine che in realtà contengono un sacco di dolore, quindi è il contrario di anodine, ma sono anodine. Questo lo può capire chi conosce l'etimo di anodino, ma è una cosa che uno può cercare, non posso spiegare sempre tutto. Ecco, queste parole ruotate che alla fine poi non hanno. Cioè, la bambina infrante, mentre io parlo molto di indicibile, di velleità del vivere, esistere come una velleità, esistere come se fosse una velleità. E invece il non adattamento. Il non entrare nella schiera degli adattati come una diserzione è molto reale e drammatico quello che scrive la bambina infranta, di cui recentemente siamo riusciti a pubblicare un piccolo libretto. E Luisa Trimarchi ne parla da un'altra angolazione, io ne ho parlato da un'altra angolazione, e poi ci sono altri casi, altre, ma adesso perché sono di cosa stavo dicendo? Ecco, il disadattato viene spesso visto anche come un disertore, fino a sentirsi egli stesso un disertore, quindi in colpa, no? In colpa perché non contribuisce alle magnifiche sorti progressive della società compatta e adatta. Ecco, bisogna stare attenti, mi viene in mente una cosa darwiniana che nell'evoluzionismo sembra che vinca sempre l'adattamento, eppure spesso l'adattamento vince attraverso un disadattamento, no? Il famoso discorso, un esempio che si fa spesso, cioè quello che è geneticamente diverso, poi al mutare delle condizioni diventa quello che fa sopravvivere la specie, mentre prima era quello che moriva, no? C'è un esempio un po' banale, ci sono delle anitre bianche, non lo so, delle anitre, non, sono pessimo negli esempi, delle anitre bianche che vivono in una pianura nevosa e essendo bianche in una pianura nevosa si mimetizzano bene e ingannano un po' i predatori. Ogni tanto però ne nasce una nera, oscura, e quella sulla neve si vede terribilmente bene, il predatore se la mangia. Quindi nascere anitra nera è una grande sfiga in questa pianura nevosa, ma avviene un cambiamento climatico che ci sono sempre stati, adesso non entriamo in questa polemica sui cambiamenti climatici attuali, che quelli attuali secondo me possono essere causati dall'uomo, ma ovviamente nel corso del. Viene un cambiamento climatico, sale la temperatura, la pianura nevosa si trasforma in una pianura terrosa. A questo punto la terra è scura e l'unica anatra nera adesso è lei che si mimetizza e non viene trovata dai predatori, mentre tutte le altre bianche, quelle che erano adattate al colore bianco, adesso vengono mangiate dai predatori. Ecco. E quindi la specie si adatta alla nuova situazione attraverso un'anitra disadattata. Vabbè, non lo so perché adesso ci ho messo dentro sta cosa. Ma ecco, sì, c'è attualmente un disagio sicuramente che è anche socio-politico, c'è un prevalere della competizione, forse c'è stato un momento in cui questo si era un poco attenuato, non lo so, è sempre difficile dirlo. Siamo in un momento quasi di ritorno a fascismi, anche fanatismi, insomma, dove però c'è sempre una grande confusione, proprio forse il disadattato è anche più lucido, anche se a volte non lo sa, e viene infranto perché è lucido, è come un vaso di cristallo. Come un vaso di cristallo che riflette con lucidità, ma è fragilissimo, e dato che questo riflettere con lucidità non è gradito, viene schiacciato e rotto, può accadere.
E quindi non mi ricordo più cosa volevo dire. Adattamento, la situazione attuale, ecco, c'è una grande confusione in cui anche gli adattati sono compatti nell'essere adattati in qualche modo, ma sono un po', diciamo così, confusionari, ecco, no? E quindi forse è anche più difficile per il disadattato, per il lucente frangibile. Lottare, si trova davanti una massa che è massa, perché è una massa di adattati, ma tutta un po' incasinata, ecco. E ci ho pensato in questi giorni leggendo questo signor Scurati, che ovviamente io non lo dico con spirito snobistico, è colpa mia che seguo poco tutto e sono abbastanza ignorante. Questo Scurati che io non avevo mai sentito nominare, e che doveva fare un discorso da qualche parte, forse una trasmissione della RAI, e gliel'hanno censurato perché era un discorso antifascista, e quindi che diceva che l'attuale governo è vicino all'ideologia fascista, insomma, no? E quindi, dato che la RAI è del governo, come più o meno è sempre stata, gliel'hanno censurato, no? E quindi è stato un. Si è parlato molto di questo discorso e è stato quasi un po' glorificato, insomma, questa censura gli ha fatto anche, diciamo, pubblicità, quindi l'ho anche sentito. Per esempio, se non ci fosse stata la censura non l'avrei mai sentito, perché non ho neanche la televisione, quindi ovviamente ci sarebbe stata quella trasmissione in cui lo doveva dire, io non so neanche che trasmissione sia, non ne so nulla. Invece così è finito anche su internet, su bacheche di amici su Facebook, così me lo sono letto, e dice delle cose estremamente sensate. Poi però scopro che questo signore, questo Scurati, è stato un grande sostenitore di Draghi, cioè il drago del capitalismo. Il drago del capitalismo, lasciamo perdere anche il drago della dittatura sanitaria in pandemia, ma lasciamo anche perdere quello che se no che è divisivo. In realtà tutto ciò che ha senso è divisivo, ciò che non è divisivo è perché quasi non esiste, ma lasciamo stare anche questo. È sicuramente il Draghi un drago del capitalismo, e quindi chi lo sostiene e lo loda non può che essere un sostenitore forte del capitalismo, no? E quindi è un antifascista capitalista. E non c'è niente di strano, non c'è niente di strano, perché penso che sia pieno di capitalisti antifascisti, solo che per chi è un vaso lucido, magari la vede in un modo diverso e pensa che il capitalismo è una forma di fascismo, perché magari definisce fascismo in un senso più ampio, che qui è una polemica continua. Non puoi dire che quello lì è fascismo, è una cosa storica. Sì, probabilmente per questo signore Scurati è così, il fascismo è una cosa storica, quindi gli abusi, gli sfruttamenti del capitalismo sono un'altra cosa, tant'è che lui a questi è favorevole, perché altrimenti non potrebbe essere stato un sostenitore del governo Draghi. D'altronde ho un sacco di amici, conoscenti che brave persone che sono stati sostenitori di Draghi, e lo sono ancora e lo saranno se questo pernicioso, a mio avviso pernicioso, signor Draghi tornerà anche a fare cose in Europa e in Italia, cioè tornerà a fare, sicuramente sta facendo, ma adesso credo che le stia facendo un po' più nell'ombra. E quindi cosa c'entra questo con le bambine infrante? Mi sembrano due cose molto distanti. Non sono poi così distanti, perché chi cresce con un'anima a ciel sereno, con un'anima a ciel sereno, questa è un'espressione di, diciamolo, Cristina, la bambina infranta di cui siamo riusciti a pubblicare il piccolo libro, e non può adattarsi anche a queste cose qui, che sì, questo è antifascista, quindi va bene, ma è capitalista, quindi pazienza. E alla fine si arriva a una grande solitudine, perché io non posso certo stare con i fascisti, però mi fa fatica anche stare con gli antifascisti capitalisti, perché
Mi fa fatica anche stare con gli antifascisti veterocomunisti che sono ancora affezionati a un altro tipo di dittatura. Mi fa fatica stare con chiunque, però anch'io sono stato un bambino infranto, diciamo così, però sono riuscito in qualche modo a cavarmela, ma adesso non voglio raccontare la storia della mia vita. Basti dire che sicuramente sono stato un bambino infranto. Ho questa tosse che ogni tanto mi prende e va bene. Sono stato un bambino infranto, però ho 70 anni suonati e quindi diciamo che sono riuscito in qualche modo. Magari non sono mai nato veramente, però sono ancora qui a barcamenarmi, mentre alcune bambine infrante hanno lasciato. Cristina già scriveva di aver lasciato il campo di battaglia, traditrice infame, no? Di sentirsi una disertrice e poi ha ritenuto di abbandonare completamente tutto il campo e per quanto la cosa sia estremamente dolorosa e comprensibile, c'è qualcosa di comprensibile, non so se è brutto questo che dico, però è una scelta anche comprensibile perché è anche la scelta di vivere, la scelta invece di vivere in questo mondo, e anche quella è una scelta che potrebbe risultare quasi incomprensibile, però appunto dipende da come si è. E quindi ecco, dietro la storia della bambina infranta c'è un mondo che infrange, un mondo che schiaccia bambine, bambini e non bambine e non bambini. E quindi sono preziose le testimonianze anche artistiche, poetiche di queste persone, o direttamente della bambina infranta che magari scrive e poi muore, o di qualcuno che ne scrive, di qualcuno che magari è stata anche lei una bambina infranta, ma poi in qualche modo è riuscita a nascere, in qualche modo a nascere, o è stata accanto a una bambina infranta, o a un bambino infranto. Cioè tutte queste esperienze di e mi viene sempre solo disadattamento, però mi spiace che ci sia questo dis, perché è qualcosa di positivo, no? Tante volte certi concetti importanti, fondamentali, vengono definiti soltanto in negativo, no? In fondo anche antifascista. Antifascista è una parola che va benissimo. Però è brutto che ci si debba, per definire un atteggiamento politico personale, richiamare un anti, no? Così come per dire qualcosa che secondo me è la personalità fondamentale che muove il mondo, dover dire disadattato, ci vuole una parola che non sia sottrattiva ma affermativa, no? Però in questo momento non mi viene questa parola, quindi contentiamoci di disadattato e di antifascista. Ecco, quindi questo disagio, dove poi anche le voci che sembrano amiche, tanto spesso poi sono voci che si disperdono, sono voci che si rivelano ambigue, potrei fare milioni di esempi di persone che anche mi sono state vicine, magari mi sono vicine perché non è tutto bianco, tutto nero, ci sono infinite sfumature di grigio, ma in un altro senso, non si è perfetti, però c'è una grande varietà che in sé è anche un'ottima cosa, però c'è anche un dominio di questa. Ecco, come dicevo prima, in questa massa di adattati ci sono anche molti finti disadattati, ecco, soprattutto finti artisti, finti poeti, e qui si comincia a rendersi antipatici, ma bisogna anche avere il coraggio di essere antipatici, ovviamente, perché io sono stato accanto a persone che hanno avuto il coraggio di morire, direi quasi per questo, no? Ci sono stati martiri nella resistenza, ma ci sono anche i martiri di una resistenza psicofisica,
i martiri di una resistenza a questo adattamento, a questa massificazione, che a volte non li vedi, non li sai, non li conosci, magari non li ha conosciuti nemmeno nessuno, alcuni. E quindi, ecco, anche soprattutto anche nel campo letterario artistico, che è quello che un po' minimamente conosco, anche se non lo conosco poi tanto, perché lo frequento poco, perché sono un isolato, perché mi viene così. E beh, dai, c'è tanto adattamento con disadattamento finto, no? C'è molta arte finta. E tu, io sempre già mi dico, ma chi sei tu per giudicare? Ma sì. Però si vede, però ci sono come delle evidenze, insomma, non bisogna essere giudicanti, ma non bisogna neanche essere troppo accomodanti, perché altrimenti va bene tutto, e allora questa massa di mediocrità che è come un brulicare che però sta dentro l'adattamento e finisce per diventare una marea di melma che sommerge, e quindi alla fine il vaso lucente fragile della bambina infranta viene schiacciato da una parte dall'esercito degli adattati e dall'altro della marmaglia dei finti disadattati. È una tragedia, è un macello, come ancora si dice, cioè in quel piccolo libretto di Cristina c'è tantissimo, e come c'è tanto nel libro di Luisa Trimarti, in un modo tutto completamente diverso. E quindi, appunto, c'è tutti gli artisti, tutti i poeti, poi quelli più veri vengono completamente ignorati. Non mi sto riferendo a me stesso, sia chiaro, ho in mente tre o quattro persone che conosco, perché sarebbe assolutamente presuntuoso. Non bisogna mai porre se stessi, perché uno non può valutare da sé la propria persona, le proprie opere, cioè. Può a livelli di autostima, a livelli vari psicologici, ma in campo artistico è meglio parlare di altro. Comunque ho in mente alcuni nomi di persone validissimi che comunque sono sommersi. Ecco, dobbiamo tornare a quell'altro, cioè i sommersi e i salvati. Attualmente i sommersi sono prevalentemente quelli che andrebbero salvati, e i salvati sono quelli che potrebbero anche stare sommersi. Ecco. Vabbè, un po' di polemica letteraria ci può stare. Anche perché l'arte reale, l'arte che poi nasce sempre appunto da un disadattamento, da una sofferenza, da una fragilità, da un essere spezzati, perché da lì viene, in tanti modi, ma da lì viene. Ecco, e si scontra anche con delle cose, con un malessere che non è soltanto del tempo, è di sempre. Ieri sera un ragazzo, insomma, rispetto a me è un ragazzo, insomma, amico della mia amica che ha presentato il libro, quindi amico di Silvia Rosa, che ha presentato il libro di Luisa Trimarchi. E a un certo punto, chiacchierando, così prima si parlava di altre cose, dato che anche nel corso della presentazione si era parlato di evoluzione del linguaggio, lui mi ha semplicemente, così come niente fosse, mi ha chiesto, dice, ma tu, che sei già partito da un linguaggio fortemente poetico, riesci ancora a evolverti? Trovi ancora un linguaggio in cui progredire oltre ed evolverti? Cioè, questo ragazzo che non è uno dell'ambiente poetico, non è neanche uno che si occupa direttamente, frequentemente di poesia, di letteratura, no, si occupa d'altro, mi ha fatto forse la domanda più intelligente che mi sia stata fatta negli ultimi tantissimi anni, o forse sempre, mi ha fatto una domanda più intelligente che abbia mai ricevuto, così, en passant, dopo, perché praticamente mi ha chiesto, riesci ancora a dire qualcosa? Cioè tu, dopo una vita di linguaggio poetico, riesci ancora a dire qualcosa? Io gli ho risposto che è il mio problema di adesso, perché mi sembra di essere arrivato a un punto oltre il quale ci sono delle cose che io percepisco e intravedo, ma non sono più in grado di dirle, non sono in grado di esprimere, non sono in grado di dirle. Infatti mi sembra, a me sembra, poi sono tutte impressioni
che le mie poesie più recenti siano sempre un girare intorno, un po' racconto, come se scrivessi poesie per dire che non sono capace di scriverle, come se io dicessi che non posso dire. È come se fossi sempre agli ultimi versi della Divina Commedia, senza fare paragoni irriverenti, ma dove Dante dice all'alta fantasia qui manco possa. Sono un punto dove la fantasia, non, alta non lo so, la mia fantasia, cioè la mia scrittura, manca possa, cioè non, niente. Però Dante, nella sua visione medievale, credente, diciamo così, o comunque religiosa, poi risolve la cosa, cioè, l'alta fantasia qui manco possa, ma già muoveva il mio disio e il velle. Sì, come ruota che ugualmente è mossa, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Cioè lui dice, vabbè, tranqui, tranqui. Cioè adesso non sono arrivato dove non posso più dire niente, ma c'è Dio e ci pensa lui. E io posso magari poi, se mi va bene, combaciare con Dio nel regno. Lo stesso Dante anche prima in vari punti. Cita questo in Dicipes, lo cita lui, anche dice, dov'è che dice, vidi cose che ridire né sa né può chi di lassù discende, perché appressando sé al suo desire, nostro intelletto si profonda tanto che dietro la memoria non può ire. Ora questa cosa che vediamo altissima in Dante, nella Divina Commedia, la fondazione della poesia italiana, succede nel suo piccolo, ma neanche tanto nel suo piccolo, perché è un piccolo relativo, è un in qualsiasi poeta c'è un punto dove dietro la memoria non può ir, dove l'alta fantasia qui manco possa, e per il vaso lucente della bambina infranta, questo può essere fin dalla nascita, può essere fin dalla nascita perché non ci sono le parole, non c'è lo spazio, non c'è. C'è un sentire che non è contenibile, non è contenibile, no? Infatti certe volte del disagiato, chiamiamolo così, di chi ha problemi psichici, dicono che il problema è contenerlo, questa persona va contenuta. Anche questo è suggestivo, è un po' inquietante, no? Perché a volte contenere è quasi uccidere. Però non contenere è rende impossibile la vita, quindi non c'è soluzione, non c'è soluzione, ma la follia dei tempi nostri è che ci sia soluzione a tutto, no? Anche abbiamo visto in certi, cioè, questi i deliri scientifici, i deliri di onnipotenza dell'umanità, ecco. Ci sono cose che non hanno soluzione, quindi forse la bambina infranta esiste in tutti i tempi. Esiste in tutti i tempi questo vaso lucido che viene schiacciato Però dovremmo essere meno presuntuosi da un lato e capire che anche in questi nostri tempi che sembrano così evoluti la bambina viene infranta come veniva infranta nel Medioevo, come veniva infranta nell'antichità. E se volessimo cercare di creare uno spazio, ma non lo so se è possibile, uno spazio più di accoglienza, ma è quasi una contraddizione, perché la società è massa e adattamento, non se ne viene fuori. E quindi chi è un fragile vaso lucido che riflette e riflette anche in modo spietato le cose, quindi senza adattamento, e quindi dice, vabbè, quello lì ha fatto un bellissimo discorso antifascista, però è un capitalista, e insomma trova sempre qualcosa che non va, è anche un rompicoglioni, e quindi forse si desidera anche che muoia, che lo si ammetta o no. Ecco, questo vaso sarà sempre schiacciato, però se qualche frammento di ciò che ha brillato in questi vasi, in queste bambine infrante, se qualcosa si può salvare, se si può salvare la loro vita per un tempo, noi mica siamo eterni, ma se si può salvare la loro vita per un tempo, che magari non si uccidano da bambine, ma possano in qualche modo nascere, anche se non so nemmeno se questo sia poi possibile, perché anche nascere è un adattamento e quindi è tutto molto più complicato.
Allora salvare questi frammenti che poi ci salva, perché paradossalmente, come dicevo, mi pare all'inizio, anche questa società fondata sull'adattamento, fondata fin dall'antichità sull'adattamento, cioè non è che nell'impero romano o presso i greci o presso i persiani o presso i cinesi, 3.000 anni prima di... Non è che lì tu potessi essere tranquillamente disadattato, e questo problema che per vivere devi essere adattato alla società è remoto. C'è il rischio che si aggravi per un maggiore controllo, questo sì, forse quello è un timore che volte, in modo il capitalismo della sorveglianza, ho letto un libro intitolato, cioè, perché diventa ancora più occhiuta, no? Se oggi l'Inquisizione di oggi ha più strumenti, non è che sia peggiore dell'Inquisizione. Del tempo dell'Inquisizione, che era crudelissima, dovevano almeno andare nelle case per scoprire, dovevano avere delle spie, dei delatori. Adesso invece il grande occhio ha più facilità, è più potente. Vabbè, ma questo c'entra fino a un certo punto. Ecco, in tutti i tempi, ma beh, ecco, sì, questo volevo dire. Paradossalmente o non paradossalmente, non sono molto incerto nell'uso delle parole, probabilmente prima di morire diventerò afasico, perché più passa il tempo più le parole mi creano problemi, mi pronuncio una parola e non sono sicuro di che cosa sto dicendo. Questo, mi succede questo ed è un po' preoccupante, ma d'altronde a 70 anni suonati potrei anche rincoglionire, non sarebbe poi neanche così strano. E quindi a proposito di... ecco, paradossalmente il mondo... Diciamo così, il mondo, un po' tutte le società sono andate avanti, sono arrivate fin qua, grazie a quei vasi lucenti che hanno schiacciato e frantumato i riflessi di luce dai cocci di quei vasi lucenti frantumati, sono quelli che hanno conservato un poco di luce. Per la società, anche per la società degli adattati, per la società delle masse. Sono quelli che hanno salvato e salvano il mondo, e sono pochi, e sono schiacciati, e sono bambine infrante, e tutto questo, ecco. E sono cose importanti, ecco. Sono cose importanti.